Ma guarda, secondo me ha rappresentato una forte innovazione. Poi si può condividere o non condividere molte delle cose che lui ha fatto, però certamente non è uno che è passato inosservato, non è uno che, che ha solcato il cielo d'Italia come una meteora, non è uno che si è fatto mancare nulla, ci mancherebbe altro. Però insomma, io devo dire la verità che il mio primo pensiero quando ho avuto la notizia che è mancato, non è stato sulle tantissime cose che ha fatto, ma che cosa faranno coloro che lo hanno combattuto. Cioè, oggi tutti costoro, a torto o a ragione, perdono un punto di riferimento. Ecco, questo diventa significativo, secondo me, perché un uomo che è stato tanto amato, ma che è stato anche tanto osteggiato, lui a volte arrivava al punto di dire che era anche odiato, probabilmente aveva anche ragione, però ci sono state persone che hanno costruito un'intera carriera nell'opporsi a Berlusconi, chi lo ha fatto in modo molto, come posso dire, molto civile, e chi lo ha fatto anche in modo un po' più brutale. Però insomma, credo che la scomparsa di Berlusconi interroghi molto il paese sotto tantissimi punti di vista, perché ora tutti saranno lì a chiedersi che fine faranno gli azzurri, che fine farà Forza Italia. Io credo che dobbiamo interrogarci anche sul fatto che però grazie a lui siamo diventati un paese un pochino più normale, perché se oggi la destra che è al governo con il centro, infatti credo sia giusto definire oggi il governo di destra-centro, beh, però credo che lo si debba sostanzialmente a lui, perché lui ha governato la destra quando era molto difficile farlo, e invece lui lo fece, e di questo il paese si è avvantaggiato. Ancora forse non abbiamo completato questo percorso, ma insomma siamo avviati sulla buona strada per diventare politicamente un paese normale. E questo, che piaccia o no, lo si deve a quest'uomo di cui stanno andando le immagini. Volevo con te fare due ragionamenti. Il primo è, tu dicevi, ma in realtà l'opposizione, quindi la sinistra, diciamo, perde un punto di riferimento. Io ho avuto la sensazione, forse in questi anni, negli ultimi anni, negli ultimissimi intendo, che ci sia un po' meno anti-berlusconismo, forse perché non è più centrodestra, ma destra-centro. Mi sembra che ci siano più altri, non esiste più quell'anti-berlusconismo che non si è trasformato forse in anti-salvinismo, anti-Meloni, per intenderci, perché forse Berlusconi in realtà ha riportato negli ultimi anni una Forza Italia più al centro, quindi secondo te politicamente la sua scomparsa che cosa può rappresentare all'interno intanto di Forza Italia, ma anche del governo di Giorgia Meloni? Ma guarda Giorgia, allora tu hai ragione, perché da questo punto di vista in effetti alcune cose erano cambiate negli ultimi 2 o 3 anni. Però secondo me bisogna stare attenti, nel senso che molti esponenti di coloro che si sono opposti a Berlusconi, perché poi non voglio limitarmi all'aspetto sinistra, perché non è stata soltanto la sinistra e non tutta la sinistra, ritenevano che Berlusconi fosse, diciamo, un possibile potenziale alleato, tra virgolette, nel contrastare Giorgia Meloni, che, diciamo, è un esponente di spicco della destra italiana e della destra europea, e anche quella che vuol tentare l'operazione di portare la destra centro al governo anche dell'Europa. Quindi da questo punto di vista, secondo me non è che fosse tanto venuto meno l'antagonismo nei confronti di Berlusconi, quanto era ritenuto però la persona utile a poter contrastare anche Giorgia Meloni. Io nel cosiddetto coccodrillo che si fa in queste circostanze ricordo anche l'episodio di quei famosi pizzini in cui venivano elencati i difetti di Giorgia Meloni. Lui disse che era quello che della Premier si diceva in giro, in realtà sappiamo che quello era il suo pensiero. E in quel momento lì, quindi
quindi Berlusconi tornava utile. In qualche modo la sinistra politica ha tentato la stessa operazione che poi ha fatto invece con Casini piuttosto che con Fini. Io vorrei ricordare che Gianfranco Fini è stato l'erede di Giorgio Almirante, quindi del leader del Movimento Sociale Italiano, però ad un certo punto è diventato addirittura in questo paese un'icona del centro-sinistra, che voglio dire è abbastanza assurdo. Cioè, di normale in tutta questa vicenda non c'era assolutamente nulla. E tu dici che cosa lascia Berlusconi? Secondo me lascia molte cose, parte l'impresa. Io a questo proposito voglio dire anche una cosa. Secondo me Berlusconi è stato un imprenditore ed è stato un politico. Si dice un imprenditore prestato alla politica. Io ricordo sempre che però lui è stato prima di tutto un imprenditore, perché quando ha dovuto mettersi in casa, cioè a Mediaset, e colleghi di provata fede di sinistra, ma anche di provata capacità professionale, lui non ci ha pensato veramente un minuto. Cioè a quel punto all'imprenditore non fregava assolutamente nulla che Tizio Caio, non voglio fare nomi in questa circostanza perché sarebbe sbagliato, che Tizio Caio la potessero pensare in modo diametralmente opposto a lui. Erano bravi e questo a lui bastava. Quindi cioè, in qualche modo ha ricalcato dal punto di vista imprenditoriale quello che poi ha fatto con il suo Milan, con la squadra che ha portato ad essere una tra le più vincenti nella storia del calcio mondiale. Quindi insomma non è stato un personaggio con il quale abitualmente abbiamo a che fare. Poi ripeto, si può condividere o non condividere molto di quello che ha fatto o tutto, però insomma è stato veramente uno, e io credo non casualmente dico, lascia un'orma che è già ben visibile nella storia di questo paese. Poi se lui entrerà nei libri di storia con la S maiuscola, questo saranno soltanto i posteri a dirlo. Per adesso nella storia d'Italia comunque lui c'è già entrato. Allora, l'ultimissima cosa che ti chiedo, guardiamo in Liguria, il presidente Totti sta esprimendo il proprio cordoglio, proprio adesso è uscita un'ansa nella quale spiegava che l'ultima telefonata ci fu prima del primo ricovero di Silvio Berlusconi, quello dove poi si è presa la notizia che era malato di leucemia, e ci eravamo sentiti, ha detto Totti, per parlare di un partito unico del centrodestra. Che cosa potrebbe adesso succedere secondo te sul fronte centrista, ovvero quello che in qualche modo comprende Forza Italia, anche se Forza Italia forse si è spostata un pochino più a destra con le cariche di nuovo capogruppo alla Camera di Barelli, che ha preso il posto di Cattaneo, la Ronzulli è stata messa un pochino più da parte, le anime un po' più centriste. Cosa può succedere secondo te? Totti può essere un po' poi colui che potrebbe muoversi in questo campo insieme magari anche a parte di Forza Italia o forse anche a Renzi e a Calenda? Ma guarda Giorgia, io questo francamente non te lo so dire e credo obiettivamente che non lo sappia dire nessuno. E comprendo il dolore di Totti, perché Totti è stato il consigliere politico di Berlusconi per degli anni, quindi è stata una persona che è stata molto vicina al presidente Berlusconi, e mi sorprenderei del contrario, cioè se lui non fosse oggi molto addolorato. E negli ultimi tempi aveva riallacciato dei buoni rapporti, devo dire, con Silvio Berlusconi, e però se possa essere Totti o se possa essere qualcun altro a raccogliere l'eredità di, mi viene in mente Tajani per esempio, il ministro Tajani di Berlusconi, questo non te lo saprei dire, ma per una semplice ragione: lui non ha mai voluto definire un proprio delfino e quindi un proprio erede designato. Qualcuno ritiene che questa eredità potrebbe essere raccolta o dalla figlia Marina o dal figlio per Silvio. Io non credo, perché poi tutto sommato da questo punto di vista non vedo una possibile dynasty. Però credo che oggi sia molto complicato dire quale sarà la sorte degli azzurri. Può darsi che vadano a trovare riparo sotto le insegne, credo più di Fratelli d'Italia in questo momento qua che per esempio della Lega. Può anche darsi che però invece tentino poi l'operazione di stare da soli e di essere loro attrattivi da questo punto di vista.
E quindi se così fosse, ecco, per esempio, lì un ruolo potrebbe assolutamente giocarlo anche il presidente Totti, non c'è alcun dubbio. Vedo che stanno scorrendo le immagini della mia intervista, esatto, quando ero primo canale.